Brescia di Porta Pia si tenne il referendum per l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Due mesi dopo la presa di Roma si svolsero le elezioni politiche. Crispi si candidò nuovamente e fu eletto sia a Castelvetrano che a Tricarico, optando per questo secondo seggio. Nell'autunno del 1871 il Parlamento si trasferì a Roma, nell'attuale Palazzo Madama. Per Crispi inizia un periodo difficile. Il matrimonio tra Rosemunde Masson era in crisi. Economicamente le cose andavano male per i debiti contratti per un cattivo acquisto immobiliare fatto a Firenze. Crispi era sulla bocca di tutti per le sue continue avventure sentimentali. Molto sensibile al fascino femminile, le sue avventure galanti erano note a tutti. Nel 1871 e 1872 ebbe una relazione con Luisa d'Altesta, da cui ebbe un figlio Luigi. Frattanto si innamora di una vedova trentenne, Filomena Barbagallo, alla quale ha una figlia, Giuseppa Ida Marianna, nel 1873. Crispi denuncia non valido il matrimonio avvenuto a Malta con Rose. Grazie alla mediazione di Tamayo e Bertani raggiunge un accordo con Rose nel 1875. Lei lascia la casa e riconosce di non essere stata mai legalmente sposata in cambio di un assegno annuale. Il 18 marzo 1876 cade il governo Minghetti, dove era annunciato il pareggio di bilancio. Infatti il Parlamento si esprime contro la nazionalizzazione delle ferrovie dello Stato. Con la caduta di Minghetti finisce il periodo della destra storica. Uno degli artefici della caduta di Minghetti è Giovanni Nicotera della Massoneria napoletana. Nasce il primo governo totalmente di sinistra. All'elezione del 1876 stravince la sinistra di Agostino De Pretis. De Pretis chiama al Ministero degli Interni Nicotera piuttosto che Crispi, che se la lega al dito. È un periodo in cui in Sicilia il brigantaggio e la mafia dei camperi spadroneggiano. Nicotera, per porre fine al fenomeno, chiama come prefetto Antonio Malusardi e si insedia nel Palazzo dei Normanni a Palermo. Avendo avuto ampi poteri da Nicotera, Malusardi inizia l'operazione dei cosiddetti tre Munzenni. Tutti i militi a cavallo della Sicilia, degenerati in milizia privata agli ordini dei baroni, vengono riuniti in rassegna e poi divisi in tre gruppi. Uno viene sciolto, il secondo arrestato e il terzo, i cui componenti erano stati vagliati attentamente, trasformati in corpo di pubblica sicurezza a cavallo. Grazie alla collaborazione popolare le bande vengono sgominate insieme ai loro capi, tra questi Antonino Leone, Pietro Salpietra e Gaudenzio Plaja. Il superprefetto è inarrestabile, ma quando osa toccare la mafia dei colletti bianchi, come l'avvocato Giuseppe Torina, che era la vera mente della banda Leone, e il marchese Tommaso Spinola, viene fermato. Infatti il barone Lidestri, chiamandolo sbirro, accusò lui e i suoi collaboratori di utilizzare metodi illegali e violenti, oltre che la tortura. Sollevato dagli incarichi, fu proprio Francesco Crispi, nuovo ministro degli interni, subentrato a Nicotera. Crispi aveva fatto girare la voce che Nicotera fosse il delatore nella spedizione di Sapri, dove era stato ferito e condannato a morte. Grazie alla sua delazione, la pena era stata commutata in carcere a vita e confinata a Favignana, secondo la versione di Crispi. Venne liberato nel 1860 durante l'impresa dei Mille. Questo presunto scandalo, orchestrato da Crispi nel 1877, fece cadere il primo governo De Pretis. Nel frattempo, il 15 luglio 1877, era stata varata la legge Coppino, che portava a 5 anni le classi della scuola elementare, la rendeva gratuita, ma soprattutto elevava l'obbligo a 3 anni. Inoltre, come primo provvedimento, aveva tolto la tassa sul macinato, che era in vista a tutti. Per risolvere la crisi, Emanuele II nomina primo ministro De Pretis e lui affida il Dicastero degli Interni a Francesco Crispi. Nel 1878 Crispi si occupa dei funerali di Re Vittorio Emanuele II e fa in modo che venga sepolto nel Pantheon e non a Torino.
Inoltre impone al nuovo re di chiamarsi Umberto I e non Umberto IV di Savoia. Sempre nel 1878 si occupa dei funerali di Papa Pio IX e di far sì che non succedano dei movimenti sovversivi. Il 26 gennaio 1878 Crispi sposa a Napoli Lina Barbagallo. Fu l'occasione giusta per i suoi avversari per screditarlo. Infatti di Codera rintracciò a Malta il certificato di matrimonio con Rosamond Masson e il 27 febbraio il giornale di Rocco De Zerbi il Piccolo pubblicò un articolo che accusava il ministro dell'interno di bigamia. Procuratore Reggio di Napoli, grazie anche alla difesa di Diego Tajani, concluse che l'accusa di bigamia era priva di fondamento, in quanto il sacerdote non era autorizzato a celebrare i matrimoni e l'atto non era stato regolarmente registrato al suo arrivo a Palermo in 23 mesi. Crispi, nonostante il pronunciamento favorevole della procura di Napoli, fu costretto a dimettersi il 6 marzo anche per le pressioni della corte. Le sue dimissioni portarono anche alla caduta del secondo governo De Pretis. Nel 1879, di fronte alla volontà del Parlamento di discriminare il Mezzogiorno in materia di tasse sul macinato, Crispi decise di prenderne fisicamente le distanze e si ritirò a Napoli. Ma nel novembre del 1880 è di nuovo a Roma per accusare il terzo governo Cairoli di sudditanza nei confronti della Francia. Non fu ascoltato e nell'aprile del 1881 l'esercito francese invase la Tunisia. L'episodio, qualora fosse possibile, rese ancora più invisa la Francia a Crispi, quale organizzò a Palermo nel 1882 l'anniversario dei Vespri siciliani in chiave nettamente antifrancese. Dimessosi Cairoli, tornato al potere De Pretis nel giugno 1881, la Camera approvò il disegno di legge che modificava la legge elettorale. Crispi era per un suffragio universale maschile e il suo suggerimento che tutti i maschi adulti, la cui affermatizzazione fosse stata attestata da un notaio, potevano votare, fu accettato. Nel 1881, quale avvocato di Ignazio Florio, si prodiga affinché ci sia la fusione fra la compagnia di Ignazio Florio e quella di Rubattino e nasce la Navigazione Generale Italiana. Crispi si attiverà affinché la nuova compagnia ottenga delle agevolazioni da parte del governo italiano, soprattutto per quanto riguarda le tratte verso le Americhe. Nel 1882 muore Giuseppe Garibaldi. L'introduzione della riforma elettorale aveva fatto temere sia a De Pretis che a Minghetti che gli estremisti potessero avere il buon gioco. Comincia così una politica di collaborazione che si chiama trasformismo. Era la politica da sempre avversata da Crispi, che aveva invocato il bipartitismo su bordo dell'inglese. Si apre una frattura nella sinistra. Oltre a lui si rifiutarono di seguire De Pretis, Cairoli, Nicotera, Giuseppe Zanardelli e Alfredo Baccarini. Nell'estate del 1883 questi cinque personaggi avviarono un movimento che fu chiamato la Pentarchia. Intanto nel 1882 avviene un fatto increscioso. Emanuele Renato Barto, direttore generale del Banco di Sicilia, viene nei suoi possedimenti di Caccamo sequestrato per un breve periodo. Per essere liberato fu costretto a pagare uno scatto di 50.000 lire. Bartolo aveva risanato il Banco di Sicilia, ma la sua azione gli aveva inimicato molta gente, tra cui Raffaele Palizzolo, il deputato, era colluso con la mafia locale da anni. Le sue speculazioni avventate avevano creato non pochi spezzi con Nota Bartolo, al quale durante il governo De Pretis, per insistenza sempre di Crispi, gli vengono affiancati due personaggi a lui ostili, tra cui proprio Raffaele Palizzolo. Il 20 maggio 1882 a Vienna, negli imperi centrali, Germania, Austria e Ungheria, nel Regno d'Italia, si firma un patto militare difensivo e si chiama la Triplice Alleanza. Per l'Italia firma Carlo Felici di Robiland, ministro degli esteri del governo De Pretis. L'Italia firmò il trattato, desiderosa di rompere l'isolamento dopo l'occupazione francese della Tunisia. Il famoso schiaffo di Tunisi, in quanto l'Italia aveva tanti interessi economici sulla Tunisia e aspirava al suo protettorato.
sia sotto De Pretis che sotto Crispi, la nostra politica coloniale si contraddistinse per una sequela incredibile di successi. Tutto inizia quando il sultano di Creta, l'esploratore Giuseppe Sapeto, il 15 novembre 1869, stipulano un contratto di acquisto per la compagnia di Raffaele Rubattino. La baia era stata acquistata per fare un porto di stoccaggio per il carbone. In effetti era invece una copertura del governo italiano per cominciare il colonialismo in Africa orientale. Nel 1882, diventata Navigazione Generale Italiana, vendette al governo italiano per 416.000 lire la baia. Nel 1882 e 1885 De Pretis mandò dei contingenti italiani per conquistare Massawa e il suo retroterra. Primo schiaffo, De Pretis lo ricevette il 9 aprile 1886 quando Gian Pietro Porro insieme ad altri 7 esploratori fu trucidato a Giardessa. Il mandante della strage rimase ignoto, anche se si ipotizzò che potesse essere Miro de Araro oppure gli inglesi insediati ad Aden. Il governo italiano, che di nascosto aveva chiesto a Porro di studiare la possibilità di una spedizione militare, negò ufficialmente un suo coinvolgimento e decise di non indagare sull'eccidio. La pagina più nera per il governo De Pretis fu la strage di Dogali del 26 gennaio 1886. Infatti, mentre il colonnello Tommaso De Cristoforis, insieme a 548 uomini, stava spostando per portare aiuto a una guarnigione assediata, furono attaccati da oltre 10.000 uomini della Rassa Luna. Fu un massacro. Si salvarono soltanto un ufficiale e 87 uomini. La morte di De Pretis, avvenuta il 29 luglio 1887, Umberto I chiese a Crispi di prendere l'interim del Ministero degli Esteri. Crispi accettò. Il 7 agosto fu nominato Presidente del Consiglio. Crispi inizia il riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, costituendo la segreteria della Presidente del Consiglio e inoltre l'istituzione dei sottosegretari che avrebbero dovuto aiutare i ministri e nello stesso tempo fare loro da portavoce in Parlamento. Crispi, con questo disegno di legge, mirava a separare il ruolo dell'esecutivo da quello del Parlamento, cercando di svincolare il primo dai giochi politici del secondo. Un'ulteriore riforma liberale fu quella del governo locale. I sindaci nei comuni con più di 10.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia, di circondario e di mandamento venivano eletti e non più nominati come prima dal governo. Inoltre, come longa mano del governo e organo di sorveglianza, fu posto il prefetto. Crispi, convinto che la Francia non potesse evitare di dipendere dalla seta e dai vini italiani, aumentò i dazi sui prodotti francesi. La rottura con la Francia significò la rovina dei viticoltori della Puglia e della Sicilia. Un'altra conseguenza fu quella di distogliere i capitali dall'agricoltura meridionale e di convogliarli verso l'industria settentrionale. Il prezzo del pane cominciò a salire e aumentò in proporzione anche quello dello zucchero, tanto da essere fuori dalla portata della popolazione più povera. 1890, Crispi fu costretto ad ammettere la sua sconfitta e a rinunciare ad alcuni dazi più gravosi, ma i dazi sui cereali rimasero. Per i proprietari terrieri, il dazio di 7,5 lire su ogni quintale di grano importato rappresentava un rimborso dell'imposta fondiaria, ma per i poveri, che vivevano essenzialmente di cereali, significava fame e miseria. L'effetto fu l'esodo delle campagne e l'emigrazione verso l'estero. L'epidemia di colera del 1884-1885 aveva mietuto in Italia quasi 18.000 vittime. Crispi, appena salì al potere, istituì il Ministero dell'Interno alla Direzione di Sanità Pubblica, coinvolgendo per la prima volta i medici in un processo decisionale. Inoltre, reso obbligatorio il controllo sanitario sulle case di tolleranza. Qualche contemporaneo di allora diceva che Crispi lo aveva fatto per proteggere se stesso. Nel 1889, grazie a Crispi e Zanardelli, entrò in vigore il nuovo codice penale, che aboliva la pena di morte e sanciva formalmente il diritto allo sciopero. All'inizio ci fu un tentativo di approccio con il Vaticano.
Crispi tentò la strada della conciliazione e si valse allora del benettino Luigi Tosti, abate di Montecassino, perché Leone XIII e la Chiesa accettassero esplicitamente e formalmente l'esistenza dello Stato italiano. Ma la conciliazione fallì. Crispi, ammiratore di Bismarck, cerca di rafforzare ancora di più la triplice alleanza con l'Austria e la Germania, cosa che gli spettisce i francesi che non risparmiano stilettate e vignette. Stabilizzatasi la situazione in Europa con il rafforzamento della triplice alleanza, Crispi puntò la sua attenzione sull'Africa orientale, dove il re dello Shoah, Menelik II, era divenuto rivale al suo imperatore, il Negus Giovanni IV. Giovanni IV, oltre che combattere contro Menelik II, doveva combattere anche quelle del Sudan, i mahdisti. Infatti, nel marzo del 1889, mentre combatteva contro i mahdisti, Giovanni IV morì in battaglia. Questo spianò la strada a Menelik II. Intanto, all'inizio del 1889, Crispi aveva chiesto a Ettore Bertolè Viale, ministro della guerra, di passare all'offensiva e occupare Asmara. Ma il generale era riottoso e solo dopo la morte di Giovanni, il Negus, lui si decise a intraprendere la marcia verso Asmara. Il 2 maggio 1889, Menelik, divenuto a sua volta imperatore, concluse il trattato di Uccelli con l'Italia, in cui riconosceva i diritti di quest'ultima sulla città e su buona parte dell'altipiano eritreo. Il trattato venne firmato dallo stesso Menelik e per l'Italia dall'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, Conte Pietro Antonelli. La diversa interpretazione dell'articolo 17 del trattato tra la lingua italiana e quella aramaica porterà alla disfatta di Adua. Il 20 agosto 1889 una delegazione etiope guidata dal cugino del Negus, Ras Mekonnen, venne a Roma, dove fu convinta a stipulare un protocollo che concesse all'Etiopia un prestito di 4 milioni di lire da parte del governo italiano con un interesse del 6%, ma integrava il trattato d'Uccelli a sfavore del Negus. Questa convenzione aggiuntiva venne firmata a Napoli il 1 ottobre 1889. Sempre a Napoli, il 13 settembre 1889, il presidente del Consiglio, lungo via Caracciolo, lo studente Emilio Caporale lanciò con violenza due pietre verso Crispi, che fu colpito da una di esse alla mandibola. Qualche mese dopo, Crispi istituì la Congregazione di Carità, un organo il cui compito era di occuparsi dei poveri locali della maggior parte delle opere pie. Nei nomini spettavano al Consiglio Comunale, erano ammesse le donne, ma non i parroci. Papa Leone XIII la condannava come antireligiosa. Il quale Crispi rincarava la dose quando il 9 giugno 1889 faceva erigere in Campo dei Fiori la statua di Giordano Bruno. Era uno schiaffo di Crispi al Papa. Crispi è all'apice del successo. Il 23 novembre 1890 le elezioni ne sancirono il suo trionfo. Di 508 deputati, 405 si schierarono con il governo. Nel frattempo però, Menelik II denunciò alla stampa straniera di essere stato raggirato con il trattato di Uccelli. Il ministro delle finanze, Giolitti, fu il primo ad abbandonare il governo. Al suo posto viene nominato Bernardino Grimaldi. Nel gennaio del 1891 la situazione peggiorò per la decisione di Crispi di mettere ordine al settore finanziario, minacciando i redditi di un gran numero di deputati e di loro amici. Ma la situazione precipita quando il ministro Bernardino Grimaldi rivela che il disavanzo previsto era maggiore di quanto ci si aspettasse. Il 31 gennaio 1891 il governo Crispi viene messo in minoranza. Crispi si dimette. Crispi viene sostituito dal marchese Antonio Starabia de Rudini, che inaugura la politica della lesina, applicando nuove tasse e tagliando il bilancio. Il governo Starabia vivacchia stentatamente fino al maggio 1892, quando abbandonato dal ministro Colombo e da Giolitti cade. Nasce il nuovo governo Giolitti, che però
il 24 ottobre 1893 si deve dimettere per lo scandalo della Banca Romana. Ma non era l'unico politico, anche Crispi marginalmente ne fu coinvolto. Caduto Giolitti, il re convoca Crispi e gli dà l'incarico quale uomo forte. Il 15 dicembre 1893 nasce il nuovo governo Crispi, che tenne per sé anche il Ministero dell'Interno. La prima tegola sulla testa di Crispi cade il 1 febbraio 1893, quando nel tragitto in treno tra Termini Imerese e Trabia venne ucciso con 27 colpi di pugnale da Matteo Filippelli e Giuseppe Fontana, legati a Cosa Nostra, Emanuele Noda Bartolo. Giuseppe Fontana e Matteo Filippelli erano nella cosca di Villabate e sembra che siano stati ingaggiati proprio da Palizzolo. Il corpo fu gettato fuori dalla carrozza nella speranza che terminasse in un torrente da qui al mare. Tutta la vicenda venne ricostruita dal figlio Leopoldo Noda Bartolo nel libro che uscirà postumo nel 1949. Degli intrecci potentati economici, massoneria, mafia e delinquenza spicciola, oltre che politica, ne parlerò nella terza parte.